Allora, come amministrazione comunale, negli ultimi mesi abbiamo organizzato degli incontri presso i centri sociali, i centri diurni anziani, oratori delle varie frazioni, incontri sulla sicurezza diretta agli anziani. Diciamo degli incontri organizzati insieme al comandante della stazione dei Carabinieri di Albino, al comandante della Polizia Locale sempre di Albino, il sottoscritto come coordinatore, e abbiamo dato dei piccoli suggerimenti come pillole quotidiane su comportamenti da tenere in varie occasioni, al mercato piuttosto che alla posta, piuttosto che in banca, per dare dei suggerimenti alle persone che magari non ci pensano neanche come comportarsi quotidianamente. E come ha risposto la gente, la cittadinanza a questi incontri? Beh, ha risposto abbastanza positivamente, in quanto c'è stata una buona affluenza sempre negli incontri. Anche a Casale, l'ultimo che abbiamo fatto il mese scorso, si sono presentate parecchie persone molto interessate, soprattutto che l'amministrazione si sia interessata a loro per questi problemi quotidiani. Ecco. Dopo questi primi incontri che avete fatto nelle varie zone del paese, Albino capoluogo e frazioni, avete ulteriori incontri nelle frazioni? Quando e dove? Certo, allora avremo altri tre incontri. Il 6 settembre, che è un martedì, sarà a Vallalta. E il 4 ottobre sarà ad Ossello e il 28 ottobre a Fiobbio, in modo da, diciamo, coprire tutte le varie frazioni e chiudere un primo ciclo che riprenderà poi l'anno prossimo. Per fare poi un bilancio definitivo, signor Cappello, quali sono i suggerimenti che lei, come coordinatore, si sente di dover dare ai cittadini? Ma io parto sempre da un presupposto, che la sicurezza la fa il cittadino. E una sicurezza arriva, la prima sicurezza arriva sempre dalla base, arriva appunto dalla cittadinanza, perché dobbiamo essere noi i primi a renderci conto di quello che succede sul territorio, di quello che succede alla porta accanto, perché molte volte aspettiamo che un'amministrazione faccia un qualcosa dall'alto, ma se non siamo noi i primi a renderci conto di quello che accade e di denunciare quello che accade, non avremo mai una sicurezza così generalizzata. Perché lei, mi pare di capire, dice che i cittadini non sempre denunciano quei fatti che succedono. Allora, non denunciano i fatti che succedono, molte volte per vergogna. Parliamo magari di anziani che magari vanno in qualche sede della CISL, della CGIL o dei sindacati e parlano con i vari responsabili e dicono: mi è successo questo, cosa devo fare? Magari è successo quasi qualche mese prima perché si vergognavano di dirlo, e allora sarebbe convenuto andare dai carabinieri e denunciarlo alla polizia locale. Quindi è sempre bene, qualsiasi cosa capiti, il carabiniere o la polizia locale preferisce fare un'uscita in più piuttosto che non farla per niente e dopo doversi trovare a gestire delle situazioni difficili.